Il tratto del nuovo millennio è mediterraneo, colorato, sinuoso, ludico, retro e moderno insieme. Ha superato così la sudditanza nei confronti del design del Nord Europa. Da nord a sud, intanto, è un fiorire di mostre. L'ultima a Palermo, dove si sono incrociati progetti italiani, marocchini, israeliani, libanesi, turchi e spagnoli, tutti insieme senza distinzione. La mostra viene letta da un navigator che viene dato all'ingresso, che unisce, che dà la lettura dei diversi progetti attraverso invece delle funzioni, quelle che noi riteniamo che siano gli elementi che uniscono i vari paesi del Mediterraneo, come gli stili di vita, come il vivere all'aria aperta, come il vivere la natura, come vivere i riti del cibo. Si fa un gran parlare di libera circolazione di idee, uomini e merci nel Mediterraneo, ma riunirli non è stato semplice. Il Marocco ha venduto le sue opere in mostre, per esempio. Dal Libano, invece, solo immagini. La burocrazia ha bloccato le opere. Così come la difficile situazione interna limita l'attività. Ne sa qualcosa che è dovuto migrare a New York per fuggire dalla guerra, ma a Beirut continua a produrre. Mi piace creare relazioni che mi tengano in contatto con il Libano. Inoltre credo che abbiamo ottimi artigiani e penso che ci siano certi tipi di prodotti che possano essere fatti in Libano. Abbiamo realizzato un pezzo in Libano l'anno scorso ed è stata un'esperienza fantastica per me. L'area del Mediterraneo è quella più in fermento, ma deve difendersi dall'avanzata della tigre asiatica. Nell'area del Mediterraneo si è sviluppata attraverso culture antichissime una qualità del produrre materiale difficilmente riscontrabile in altri paesi. Questa della qualità intrinseca, della qualità concettuale è la nostra frontiera da difendere. Nella sponda sud, Israele fa la parte del leone, ma anche dal Marocco emerge una nuova corrente di designer, legata alla tradizione locale, ma formatasi alla scuola francese. Esiste oggi in Marocco uno stile particolare, che è frutto della fusione tra la cultura occidentale e quella marocchina. Marqué par la fusion entre la culture occidentale e la culture marocaine ed è caratterizzato da un legame veramente molto profondo con il sapere fare artigianale. Tra le tante eclettiche tradizioni del Mediterraneo non si può ancora parlare di matrimonio, ma è l'inizio di un buon fidanzamento. Si uniranno il rigore delle forme e dell'innovazione tecnologica con il calore, la sapienza artigianale, la fantasia ironica e il colore del sud. Nel prossimo numero del magazine, il Kosovo al voto, si rinnova il Parlamento di Pristina.